Siamo con Nicola Lombardo nella villa comunale Regnanti di Bivongi. Nicola Lombardo, ricordiamo, è il capogruppo di minoranza nel Consiglio Comunale ed è voluto venire nella villa per rendersi conto del danno che hanno fatto questi vandali, che non è la prima volta, ma è una cosa che si sta ripetendo. E quindi Nicola Lombardo vuole esprimere tutto il suo rammarico anche su questo gesto, che è un gesto che non, nessuno aspettava a Bivongi. Visibilmente uno rimane proprio male, cioè, ritengo che qualsiasi cittadino sia rimasto sorpreso da questi atti vandalici proprio a Bivongi, il paese di arte, di cultura, che ha sempre dato scuola ai comuni vicinori, alla provincia di Reggio Calabria e nelle regioni Calabria, si è sempre contraddistinta per cultura, arte e storia. Quindi questi atti vandalici non dovrebbero avere spazio nella cultura paesana, però purtroppo ci sono. Personalmente attribuisco che 2 anni di Covid hanno potuto dare alla testa a qualche ragazzata e quindi non la vorrei mettere nel capitolo degli atti vandalici con un preciso obiettivo, ma a un semplice passatempo di ragazzi che hanno trovato in questi lampadari un mezzo per poter passare il loro tempo. Diciamo che dal punto di vista didattico è una cosa molto grave, dal punto di vista anche pedagogico e di cultura è una cosa molto grave e bisogna intervenire nelle scuole che oggi sono desertificate sempre per il Covid per ricondurre all'educazione civica questi giovani di Bivongi per non avere un futuro molto più degradante nella nostra collettività. Preciso Nicola Lombardo che quello che è questa realtà per Bivongi, perché si tratta qua in un'area didattica di archeologia industriale, è un piano della villa dedicato proprio all'archeologia industriale, dove tante scolaresche, tanti turisti giungono in visita, perché un pochettino quest'area rappresenta quello che è stato il passato industriale non solo di Bivongi, ma di tutta la vallata dello Stilaro. Vorrei aggiungere che è poco diffusa la cultura delle ferriere in Calabria, dove per epicentro dell'estrazione del ferro erano proprio Bivongi, Pazzano e Mongiana e Stilo. Quindi di conseguenza questi cimeli storici che rimangono ai posteri devono essere ben conservati e ben custoditi dal comune, dall'amministrazione comunale, per poter lasciare ai posteri i segni di una cultura industriale che c'era già a Bivongi intorno agli anni 800, nella metà dell'Ottocento, per dare uno stimolo in più a chi verrà dopo a considerare che ha vissuto in delle zone dove esisteva già la cultura industriale, dove esisteva già, dove c'erano dei dipendenti, dove c'erano anche delle fabbriche imprenditoriali che pensavano ad estrarre il ferro anche se veniva utilizzato per scopi non proprio Belgio pure. scopi bellici, diciamo, per fare delle armi, per fare le armi e compagnie belle. Comunque erano risorse che c'erano e ci sono nelle nostre zone che vanno ricollocate in un nuovo contesto della storia. Ecco, alle mie spalle, all'interno della villa, c'è un pannello dedicato proprio a chi nel 700, nel 600 si trovava a Bivongi, veniva dal nord Europa per lavorare a Bivongi, e questo pannello è dedicato proprio a queste maestranze, che se noi guardiamo ci sono tutti i nomi, perché se dovesse capitare qualche parente potrebbe così vedere il suo avo. Con piacere questo pannello che ricorda le maestranze che hanno dato un impulso per la realizzazione dell'estrazione del ferro nei paesi che prima abbiamo menzionato. Cioè, qui possiamo notare anche un carrellino portaferro utilizzato dai minatori,
possiamo notare il vecchio mulino del Settecento e quindi di conseguenza penso che questo punto di riferimento della cultura che c'era a Bivongi dal Settecento in poi vada custodita e vada guardata con attenzione dall'amministrazione comunale, che certo non ha colpa in questi atti vandalici, ma giustamente occorre prevenire attraverso l'utilizzazione di videocamere, attraverso l'utilizzazione di un nuovo impianto di illuminazione che è già nel programma dell'amministrazione comunale, per evitare in futuro altri atti violenti.